Ciao! Ciao, ci ritroviamo dopo qualche Come stai? mese. Tutto Tutto bene, tu? bene? Tu nell'ultima intervista mi avevi detto prima di novembre potrebbe accadere qualcosa e qualcosa è accaduto. È uscito un singolo. Vedi, no, non Infatti, mento mai, non mento mai. il singolo si chiama Mi sento bene e ascoltandolo, guardandoti anche nelle storie su Instagram, mi sembra di vederti con una nuova luce, è proprio così. Assolutamente, ho trovato la mia pace interiore, ho trovato una persona che effettivamente mi fa sentire bene, molto. Il brano in realtà nasce in un altro modo. Io stavo attraversando un periodo tutt'altro che buono, tutt'altro che bello, in cui praticamente avevo come tipo un blocco, no? Un blocco che emotivo, un blocco emotivo che a un certo punto di ogni relazione mi fermava tutto quello che stavo provando, come per paura di affezionarsi, di perdere di nuovo l'amore o qualcosa. Cioè, a tal punto che io non ci credevo più in questo amore di cui tutti parlano, no? E quindi il pezzo l'ho scritto proprio in una situazione così di blocco. Avevo litigato con Zenith, mi sono messo di sotto al piano, ho iniziato a suonare questo giro che mi aveva insegnato la mia vocal coach nei 20 minuti che ci rimanevano di lezione, perché avevamo finito prima. Ho iniziato a suonare questo giro di piano e a scrivere: sei dentro la mia testa, ma qualcosa che mi ferma dentro me. E non capivo cosa fosse quel qualcosa che mi fermava tutte le volte che da un giorno all'altro io non provavo più niente per la persona con cui mi stavo frequentando. Sempre, cioè tutte le volte mi sarà successo un po' di volte. Il pezzo nasce così, proprio come uno sfogo, no? Poi l'ho accantonato, come magari succede con tante altre canzoni che non sono ancora canzoni, sono solamente pensieri, sfoghi, cose che mi va di scrivere per non dirle a qualcuno. E niente, dopo un po' di tempo ho superato questo periodo buio della mia vita in cui avevo smesso anche un po' di credere in me stesso, nelle mie potenzialità, nel mio lavoro, nei miei amici, nell'amore, in tutto quanto. Ho conosciuto questa persona che mi ha, diciamo, fatto un po' rinascere emotivamente parlando. E quindi il pezzo continua come una dedica. Io scrivo la canzone, la dedico a questa ragazza, la mia attuale fidanzata, e tuttora tengo così tanto a questa canzone che volevo che fosse perfetta, cioè volevo osservare proprio i minimi dettagli e i minimi particolari. Allora mi sono affidato a Rage, che è un grandissimo autore che ha scritto tantissime be belle canzoni anche di big allucinanti, e insieme a lui, lui praticamente ha mi ha aiutato a perfezionare quello che avevo scritto, diciamo, dato che comunque sarei un po' falso a far scrivere le canzoni d'amore a qualcun altro, poi non sono proprio il tipo, mi piace tanto scrivere, è una cosa che amo. Mi sono fatto aiutare a spiegare meglio quello che io volevo spiegare, diciamo, quindi ce lo siamo rivisti insieme, lui mi ha aiutato, abbiamo cambiato magari qualche parola che poteva essere meglio, peggio, che poteva descrivere meglio qualche similitudine, qualcosa, e l'abbiamo proprio fatto insieme. Anche magari per me mi ha aiutato a farmi venire in mente delle cose che magari da solo non mi sarebbero venute in mente. Cioè, è stato proprio un lavoro più, secondo me, più tecnico che creativo. Okay. E poi hai citato tu Zenith, si è unito lui poi alla produzione. Esattamente, io faccio questo mio giro di piano. Sinceramente, per questo pezzo abbiamo avuto un po' di problemi perché ci sono stati anche altri produttori di mezzo, sono successe varie cose, un paio di battibecchi tra produttori, che gli piace sempre litigare, i produttori. Inizialmente la canzone era totalmente diversa da quella che è adesso. Io e lui un giorno ci siamo guardati e, come abbiamo fatto per l'85% delle volte che abbiamo fatto un pezzo, ci siamo detti: ok, adesso cancelliamo tutto quanto e rifacciamola. Poi Fatto l'abbiamo rifatta ed è uscita. e fatto E pace fu. ma tu Proprio così. parli quindi di una persona importante che ti ha aiutato a superare questo momento buio, ma in generale nella tua carriera, qual è stata la persona che invece più ti ha spinto a continuare?
Nella mia carriera ci sono stati diversi soggetti che mi hanno spinto a continuare. All'inizio, penso proprio Zenit mi ha veramente aiutato tanto. Subito dopo sono arrivati i miei due manager, Samuele ed Alessio, che mi hanno dato veramente una bella spinta e continuano a darmi una bella spinta, perché penso che due manager di questo tipo non esistano in Italia, nel senso proprio loro si prendono cura di me come se fossi il loro fratellino minore, quindi loro mi spingono molto a fare di più, anche perché ho questa continua cosa nella testa che voglio deludere le persone che credono in me. Cioè, se uno non crede in me, mi sottovaluta, non mi interessa, ma quando qualcuno mi dà fiducia, che crede in me, in quello che posso fare, io mi sento in dovere di dover dare il massimo per non deluderli. Poi comunque ci sono tante persone del mio team che comunque stimo molto e che mi portano sulla buona strada nei miei momenti da ventenne, diciamo. Sono cresciuto tutto in una botta, però ogni tanto il mio spirito ribelle si fa sentire. Appunto, hai detto tu, hai solo 20 anni, la tua carriera è esplosa in pochissimo tempo. Se cerchiamo invece su Google, accanto alla random, leggiamo la definizione rapper. Premesso che non ci piacciono le definizioni, ti senti un po' incatenato in questi label? Guarda, io penso sinceramente che per quanto mi possano definire un rapper, la mia musica parli da sola, quindi cioè, nei miei pezzi non c'è veramente, cioè, ci sono magari qualche influenza di rap, magari cioè, cerco di dare una giusta importanza al testo, di collegare sempre le rime in un certo modo. Però penso che sia roba tutt'altro che rap, cioè non mi definisco un rapper. Quindi a me l'importante è essere un artista. Poi magari tu mi vedi un rapper, lui mi vede un cantante, lei mi vede un artista pop, lei mi vede indie. Per me l'importante è fare la mia musica, che mi faccia stare bene la mia musica, che faccia stare bene le persone che l'ascoltano. Poi se vogliono che io sia un rapper, per loro sarò un rapper. Se vogliono che io sia un cantautore, sarò un cantautore. Se mi vedono come un artista pop, sarò un artista pop. Cioè, ma per loro io sarò sempre random, sarò sempre me stesso. Mi possono vedere tutti come vogliono. E quest'anno sono uscite varie canzoni che parlano per te, è stato un anno veramente prolifico, ma stai già in studio a preparare qualcosa per i fan, una raccolta? So che è uscito un disco recentemente, però. È uscito un disco recentemente, però alla fine, cioè, mi piace così tanto fare sta roba che non riesco a dire ok, basta, è uscito un disco, adesso basta, faccio ora per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, non voglio più fare canzoni, cioè, non mi viene tanto, diciamo, sto continuando a scrivere, a fare musica, al contrario delle altre volte, ti posso dire che come novità sto provando tanti stimoli diversi, nel senso che sto girando molto. E sto lavorando con produttori con cui non avevo mai lavorato prima. Ho sempre lavorato con Zenith, continuo a lavorare con lui, ma ora sento il bisogno di provare delle nuove sensazioni, di scoprire dei nuovi modi di lavorare, di conoscere nuove persone, perché mi sono sempre limitato, e forse potrebbe essere stato un errore, a lavorare nel mio metodo, come ho sempre fatto con le persone con cui ho sempre fatto. Ma conoscendo solo un metodo non puoi capire qual è il migliore dei metodi, capito? Quindi voglio provare il più possibile e sperimentare. Tocca aspettare, Tocca aspettare piano piano, dai, vedrete. però prima ci sono i live e è arrivata la notizia dell'aumento delle capienze dei teatri, delle location per sale da concerti, eccetera, eccetera. Quanto invece ha pesato per te come artista anche ventenne all'inizio, che non vede l'ora di scoprire il mondo dei live? La pausa e che cosa invece ci dobbiamo aspettare da questo nuovo sviluppo che ha comunicato il CTS? Sinceramente per me è stato un po', ovviamente è stato un po' un bene perché meglio di niente, dai, diciamo. Comunque quest'estate ho suonato, ho avuto la possibilità di vedere le persone che mi hanno portato qua, tutto il resto. Quindi meglio di niente, meglio di stare a casa in buco e non suonare perché veramente mi manca l'aria se non canto.
Però comunque te la vivi con un po' di malinconia perché non puoi, non puoi abbracciare le persone, cioè non ho potuto abbracciare le persone come mi è solito fare, buttarmi in mezzo a loro, far salire qualcuno sul palco e cantare con me, cioè per dirti, capito? È stato un po', mi sono sentito un po' in gabbia, però comunque meglio di niente. Ora io spero che comunque possa tornare tutto ok. Le due date a Roma e a Milano sono confermate al momento, quindi Al momento sono confermate, stiamo facendo gli ultimi accorgimenti, stiamo vedendo se tutto potrà filare liscio veramente. Mi sto preparando sinceramente, ognuno dei due casi comunque mi sto preparando per fare uno show indimenticabile, per far ricordare quel momento alle persone con tanta gioia e felicità. Ciao a tutti ragazzi, sono Random, è uscita la mia nuova canzone, mi sento bene, vi invito tutti ad ascoltarla e a sentirvi bene con la vita, con voi stessi, con le persone che avete accanto. E in più mando un grande bacio, un grande saluto a tutti gli ascoltatori e i lettori di Dire Giovani. Ciao belli!